E qui dentro, teoricamente, c'è un flauto. Quindi l'ho rotta. È bellissimo! Non ci posso credere. Perfetto! È letteralmente lungo come il mio indice. Questo oggettino suonerà. Buongiorno. Oggi ho deciso di farvi fare un salto indietro nel passato. Avete presente la sigla dei Miel Pops? Miel Pops. Ecco, quella sigla è incisa nel mio cervello in un modo indelebile. E ci sono un sacco di altri esempi di suoni che hanno costituito la colonna sonora della nostra infanzia. A partire dalla dolce voce della nonna che ti legge una fiaba per farti addormentare, fino ad arrivare alla sigla del gioco della ghigliottina nell'Eredità. Ghigliottina. Vabbè. Eh? Chiedo scusa. Perfetto, c'è un altro suono che ha caratterizzato gli anni delle medie di tutti i ragazzi nati tra gli anni 90 e gli anni 2000, che è questo. Mi è capitato più volte di parlare di questo strumento musicale qui sul mio canale, e per quanto la sua nomenclatura ufficiale sia flauto dolce o flauto dritto, io resto convinto che il suo vero nome sia quello che gli davano i nostri genitori, ovvero smettere di suonare perché altrimenti ti uccido. Ecco, come ho già detto più volte, per quanto il suono di questo strumento venga facilmente associato alla voce di Satana, in realtà le sue potenzialità sono tante. Ma soprattutto non esiste solo con questo suono e di questa dimensione. Infatti questo qui, guarda che skill da equilibrista che ho. Questo qui è il flauto soprano, il flauto dolce soprano. Ma esiste per esempio il flauto dolce contralto, che è decisamente più grosso. Oppure il flauto dolce basso, che è molto più grosso. Questa è la differenza di imboccatura, per farvi capire. E per farvi capire un pochino la differenza di suono, tra l'altro il flauto dolce basso è anche sufficientemente raro perché costa un sacco di soldi e mi chiedo proprio perché la gente non ce l'abbia in casa. E questo flauto è l'esempio pratico del fatto che io sono un accumulatore compulsivo di strumenti musicali. E adesso che ci penso, io non so quanto sia grande la mia collezione, cioè non ho idea di quanti strumenti musicali ho. Facciamo così, a 10.000 mi piace sotto questo video, facciamo un video in cui insieme cataloghiamo tutti i miei strumenti musicali. Sono praticamente sicuro che siano più di 100. Non vedo l'ora di contarli. Comunque, come vi dicevo, tra i miei amici è particolarmente risaputo che io colleziono strumenti musicali. Quindi, un mio grandissimo amico da poco è tornato dal Giappone e mi ha portato questo. E qui dentro, teoricamente, c'è un flauto. Io sono felicissimo! Si riesce anche a intravedere qualcosa, ma prima di aprirlo c'è una cosa che ormai dovreste aver capito di me. Tutti i bambini vogliono diventare qualcosa da grande. C'è chi vuole diventare un dottore, c'è chi vuole diventare un astronauta, c'è chi vuole diventare un musicista. Bene, il mio più grande sogno è diventare Alberto Angela. Quindi, prima di svelare i segreti che sono racchiusi in questa capsula che arriva dall'estremo oriente, benvenuti nel viaggio che ci accompagnerà nel magico mondo dei flauti. No, ok, sto scherzando, però ci tengo a raccontarvi qualcosa di più sul mondo dei flauti. Anche perché molti hanno delle storie fighissime. Perché noi siamo abituati a pensare che questo sia l'unico tipo di flauto che esiste. Al massimo conosciamo questo, cioè il flauto traverso. Oppure ci siamo spinti insieme fino al flauto digitale. Ok, si illumina. Bene, dopo aver constatato che questo flauto è praticamente un albero di Natale, mi ero divertito un sacco e adesso è pieno di polvere. Però dicevo, di flauti ce ne sono tantissimi. C'è il flauto di panna, il flauto dei nativi americani, il flauto doppio, il flauto da naso. E ognuno di questi flauti ha una storia interessantissima. Per esempio, il flauto di Pan. Secondo la leggenda, il flauto di Pan è stato creato dal dio Pan. Lo so, e si chiama così. E dietro la costruzione di questo flauto c'è una leggenda fighissima. Il dio Pan si innamora di una ninfa. Ninfa che si chiama Siringa. Non sto scherzando, c'ha tutti dei nomi di merda. La ninfa Siringa però non ricambia l'amore del dio Pan. Non solo perché il suo nome è veramente vicino a una bestemmia, ma perché il dio Pan è un fauno. Quindi in sintesi è alto così, c'ha il culo da capra, la faccia da uomo e le corna. Capite che non è proprio un figo della Madonna. Quindi c'è questa storia per cui il dio Pan insegue la ninfa Siringa, che per scappare dall'amore del fauno si getta in un lago e annega. E il premio cretina dell'anno va alla ninfa Siringa. Continuando con la leggenda, il dio Pan raggiunge il lago e quindi l'ultima volta che il dio Pan ha sentito la voce della ninfa è stato proprio mentre lei stava annegando nel lago attraverso le canne di bambù che si trovavano nel lago. E quindi ha deciso di raccoglierle, legarle insieme e creare il flauto di Pan. E per chi non lo sapesse, questo qua in realtà è il più grande antenato
dell'organo, ma di questo ne parliamo in un altro video. E il suo suono è abbastanza caratteristico. E così via. Io lo adoro. Oppure per esempio c'è il flauto nativo americano. E a parte il fatto che ha un'estetica della Madonna, il suo suono è pazzesco. E per esempio di lui si narra sempre una storia d'amore, per cui praticamente un tipo vuole conquistare una fanciulla, ma c'è un problema di fondo, cioè che il tipo è muto. Allora si mette a costruire questo flauto e inizia a suonarlo finché la fanciulla non si innamora di lui. Quindi la leggenda narra che bisognerebbe suonarlo fino a che non si trova la propria anima gemella, e da quel momento in poi bisognerebbe smettere. Poi per esempio c'è il flauto armonico, che è lunghissimo e non ha assolutamente nessun buco se non quello finale, e quindi si suona solo e unicamente grazie alla pressione dell'aria. Ma la sua vera figata è che se lo si unisce a un flauto che è nella sua stessa tonalità, si crea questa figata pazzesca. Per cui i due flauti suonano insieme senza mai stonare, perché uno fa l'armonico dell'altro e si suonano proprio insieme nella stessa imboccatura. Fico, no? E poi c'è questa schifezza di plastica che si chiama flauto da naso, e probabilmente è lo strumento più antisesso che sia mai stato creato nella storia. Il flauto da naso si suona con il naso, e anche qui siamo nel campo del grazie al cazzo. Però è molto interessante come si suona, perché in realtà si soffia qui dentro con il naso e cambiando la forma della propria bocca si possono fare delle note. In realtà costa tipo 50 centesimi, è lo strumento più economico della mia collezione. Lo trovate dappertutto e teoricamente nasce per fare il richiamo degli uccelli. Adesso vi faccio sentire. Non so voi, ma io spero che qualsiasi uccello faccia un suono del genere si sia come minimo estinto. Ma bando alle ciance, siamo arrivati al corpo del video, ovvero il momento in cui apriamo lei. E quindi scopriamo il flauto più piccolo del mondo. Perfetto, io in realtà non vedo l'ora, sono gasatissimo. Ho scoperto grazie ai miei amici che in Giappone si trovano un sacco di queste cagatine musicali, quindi l'ho rotta. No! Ah, vabbè, allora, analizziamo con cura il contenuto. Una serie di istruzioni completamente scritte in giapponese, quindi per me utili come un culo senza il buco. E poi c'è lui, guardalo qui, è bellissimo! Non ci posso credere. E questo qui è il flauto che noi suonavamo alle medie. E adesso mi metto a montare questo affarino. Quindi questo va qui dentro, quindi questo va qua, e questo andrà qua. Aha, wow, perfetto! Ma che carini, ti danno anche la custodietta per portarlo in giro. Signore e signori, il flauto più piccolo del mondo. È letteralmente lungo come il mio indice. È piccolissimo. Cioè, questo è un flauto normale. Ma direi che siamo arrivati al verdetto finale, ovvero questo oggettino suonerà? Ok, 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 sono emozionato. Sono felicissimo! Cacchio! Si può suonare! Ok, aspetta, aspetta, c'è un problema di fondo. Ovvero che con un dito copro troppi buchi. Cioè, io mi posso anche impegnare, ma con un dito io copro almeno due buchi. Aiuto. Ok, da un certo punto in poi smette di suonare. Io sono comunque felice. Mamma mia, quanto è difficile. Più che altro è frustrante perché non mi stanno le dita, mannaggia. C'ho le mani troppo grosse. Può essere ufficialmente lo strumento musicale che ha sconfitto Pietro Morello. Questo è il massimo che riesco a fare. Mi manca la nota. Ok, ok, ok. Reso conto. In assoluto lo strumento più figo che io abbia nella mia collezione. Non so neanche dove metterlo perché ho paura di perderlo. Per quanto sia assolutamente più simile a uno stuzzicadenti piuttosto che a un flauto, signore e signori, siamo giunti alla fine del video sul flauto più piccolo del mondo. Quindi un grandissimo grazie ad Andrea per avermelo portato direttamente dal Giappone. Mi raccomando, se ci tenete anche voi a sapere quanti strumenti ho nella mia collezione, fatemelo sapere con un mi piace sotto questo video. E che dire, viva la musica e ci vediamo nella prossima follia.